Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. Siamo qui, davanti al cottage del signor Marino. Quindi entriamo. Perché dobbiamo andare a Bluruvia. Quindi, signor Marino. Ehi, aspetta, un attimo, Pico. Ah, ma tu sei Tonks. Hai salvato il mio amatissimo Pico. Siamo in debito con te. Com'è? Vorresti imbarcarti con noi? Mm, hai una lettera da portare a Bluruvia? La tua richiesta è senz'altro fattibile. Hai trovato l'uomo giusto. Allora, salpiamo per Bluruvia? Andiamo, dai. Bluruvia, arriviamo! Sulle ancore! Mio caro Peco, si parte! E adesso starò zitto! Eccoci sbarcati a Bluruvia. Se non sbaglio una lettera da consegnare. Se non so dove andare ti consiglio di andare a fare un salto in palestra. Il capo palestra sa tutto della sua... Davvero? Sa tutto della sua città? Pensavo non sapesse niente della sua città. È la sua città, è un capo palestra. Comunque, prima di andare dal capo palestra ci sono alcune cose da fare. Sono un tipo alla moda, sempre alla ricerca di ciò che fa tendenza. Hai sentito parlare di Festival della Pozione? Immagino di sì. Voglio dire, chi non conosce il Festival della Pozione? Anche dalle tue parti va di moda, vero? Non proprio. Come? Non ne hai mai sentito parlare? Allora dimmi cosa va di moda dalle tue parti. Vediamo un po'. Premier Ball. La Premier Ball. Cosa di tanto speciale? L'essenza. L'essenza. Ah, vuol dire l'essenza delle Premier Ball. Ma sì, ovvio che lo conosco. Strepitosa naturalmente. È la moda del momento. Figurati se uno come me non la conosce. Il Festival della Pozione è superato ormai. In questo momento non si parla d'altro che dell'essenza delle Premier Ball. Ah, che bello. Il centro moda mi sembra come si chiama. Il circolo di Bluruvia, scambio informazioni. Allora, però, ripeto, ci sono alcune cose da fare. Ci sono alcuni strumenti da prendere. Parlando con questo tizio qui. Questo indumento dà un tocco di classe. È una sciarpa seta, un capo all'ultimissima moda, te l'assicuro. Ah, vedo che ti brillano già gli occhi. Apprezzi la mia eleganza allora, ne sono molto felice. Ecco a te, desidero che sia tu ad averla. Ed ecco la sciarpa seta. Cosa fa la sciarpa seta? Ce lo spiegherà il gioco, perché non mi pare di spiegarlo. Aumenta la potenza delle mostre di tipo normale. È un capo meraviglioso che sta bene a quasi tutti i Pokémon. Ah, ah, sono un elegantone. In ogni caso, c'è un'altra cosa da fare qui. Infatti, parlando con questo pescatore... Questa è una zona di pesca molto famosa. Muore della voglia di pescare, vero? Sì. Che piacere sentirtelo dire. Ti darò uno dei miei ami. Quindi vuol dire che mi ami? Ha ha ha, che belle battute, vero? E tanto per esagerare, ti darò qualche utile consiglio per la pesca. Prima di tutto devi avvicinarti all'acqua e poi usare l'amo. Concentrati, se senti che abbocca qualcosa, tira sull'amo. Il segreto fin qui. Il segreto è tutto qui, scusatemi. Fanne tesoro e scoprire le meraviglie della pesca. Ed è così, infatti adesso possiamo anche pescare. Attualmente possiamo pescare solamente due Pokémon in quanto l'amo è, vecchio. E magari se il gioco fosse così gentile da farmi vedere un esempio di pesca... Ecco qua, bisogna cliccare A al momento giusto, infatti. E adesso eccoci qui con... Magikarp! Allora, nell'acqua potrete catturare Magikarp e Tentacool. Quindi nel caso voleste, Magikarp o Tentacool, li potrete catturare qui. Io non li catturerò. Ma adesso, finalmente, non andrò in palestra, ma andrò in alto, verso il percorso 106, in quanto c'è un Pokémon che voglio catturare qui, nella grotta pietrosa se non erro. Però, non lo catturerò normalmente. Voglio utilizzare infatti il Navidex. Ma per utilizzare il Navidex... Dovrò catturare quel Pokémon. È un po' strana la situazione. In pratica, se catturate il Pokémon, il Navidex sbloccherà la pagina di questo Pokémon. Ok? Quindi, ecco qui Zubat, il Pokémon più comune delle grotte, il Pokémon che voglio anche catturare. Quindi, non so di utilizzare il Navidex o no. Vediamo tutto quanto dalla natura di questo Zubat. Se mi piace, bene. Se non mi piace, dico ciao a Zubat. Perché con il Navidex c'è la possibilità di trovare uno Zubat con baldeali. Non sto scherzando. E quindi, davvero qual era il brutto colpo? Facciamo attacco rapido, sperando di non mandarti KO, per favore. Quick attack. Ok, perfetto, va bene così. Inoltre, sì, voglio prendere uno Zubat e gli darò il soprannome che voglio dare al mio Zubat stazionario, insomma. Quindi, sì, non ha molto senso quello che ho detto, non preoccupatevi. In ogni caso, lo catturerò con una Premier Ball perché forse è lo Zubat che fa per me. Vai.
Uno, due, tre. Ciao! Ed ecco qui Zubat. E 84 punti esperienza che non servono. E Pokédex. Miau. Registrazione completata. Zubat evita la luce del sole perché è nociva per la sua salute. Durante il giorno sta rientrato in grotte o sotto i cornicioni di vecchie case. Dorme appeso a testa in giù. Vuoi dare un soprannome? Glielo darò. Spero che abbiate il riferimento. Nosferatu. Dunque, volevo inoltre parlarvi un po' dell'eccezionale novità del Navidex in pratica. Però prima, che natura sei, carissimo? Natura neutra? Sei furba? Sì, penso di tenerlo allora. Allora, cosa fa il Navidex? Praticamente, più volte incontrate un certo Pokémon, più volte avrete la possibilità di trovarlo con più caratteristiche. In che senso? Ad esempio, ho trovato Zubat solamente una volta qui. Quindi il colore del Navidex è grigio, ma se lo incontrassi più di 5 volte, ho tutte le informazioni su Zubat. Mi dispiace di averti detto che ti avrei sostituito subito, carissimo, non è affatto vero. Ti metto invece subito come primo posto nella squadra. Vai, Nosferatu. Allora, in pratica a livello 2 potete vedere che abilità ha il Pokémon. A livello 3 potete vedere che mossa speciale ha il Pokémon. O meglio, che mossa è la prima mossa del Pokémon. E se c'è una mossa speciale vi farà vedere direttamente che mossa è. Ad esempio, io prima l'ho visto con Veleno Trappola. Prima ho fatto una sessione di prova, insomma, per allenarmi sul Navidex. Baldeali e mi sembra un'altra mossa che non ricordo. Quindi, sì. Poi, a livello 4 potete vedere il potenziale, mi sembra, o qualcosa del genere. E a livello 5, beh, tanta roba. Ma prima di esplicare, cioè, dopo aver detto queste cose inutili perché voi vorrete giocare tanto per il gusto di giocare, e vedete questo let's play tanto per, almeno credo, ecco qui la palestra di Bluruvia. E cosa mi racconti, Tonks, futuro campione? Il capo palestra di Bluruvia, Rudy, allena Pokémon di tipo lotta. Se lotti contro di lui con un Pokémon di tipo normale, sei nei guai. Forza, dacci dentro. Non importa, perché io ho uno Zubat che quad resiste a tutte quante le lotte, beh, tutti quanti i Pokémon di tipo normale. Inoltre, sfortunatamente, non ho attacco d'ala. E attacco d'ala si può prendere a livello 15, mi sembra, o 16 per Zubat. Quindi è un po' un problema, ma non troppo. Lui è andando in campo una Meditite, credo sia femmina. Ed è femmina, perfetto. Io mando Zubat. Allora, volendo, Zubat può fare più cose. Può usare il super suono e confondere l'avversario. Penso che sarà quello che farò principalmente con Zubat, perché adesso non serve, o meglio, Nosferatu, perché adesso non ha un grande potenziale di attacco, eccetera, eccetera. Non voglio allenarlo con EV, praticamente, per chi li conoscesse, gli effort values, con il super allenamento virtuale. E quindi andrò di morso. Canci. E penso di continuare così finché non lo mando KO. Può usare meditazione quanto ti pare. Se non erro, aumenta sia l'attacco che la difesa. Attacco. No, solamente l'attacco, perfetto. Tanto non dovrebbe avere nessuna mossa di tipo psico. E almeno spero, perché altrimenti qua siamo davvero nella fossa, ecco. Con un piede nella fossa e l'altro sulla buccia di banana. L'ho letto in un Dylan Dog. Morso. Brutto colpo, dai Zubat, dai. Cioè, volevo dire, dai Nosferatu, dai. Tu adesso usi resistenza, dannazione. Resistenza, resterete con un PS anche se il colpo vi dovrebbe mandare KO. Ed è una cosa bruttissima, sopporto il colpo, infatti, vedete? Ma adesso ti sgomenterò. Hai fallito, individua? Ding. Penso che sia stato introdotto apposta per non spammare individua, resistenza, individua, resistenza per essere immortali. Il che è una cosa positiva. Angelina Jolie, sconfitta. No, ho perso. Allora, era a livello 13. La cosa mi preoccupa un po'. Però, ecco qua, questi switch ci fanno vedere tutta quanta la strada. In questo caso possiamo, beh, vedere tutto quanto. Però io batterò tutti quanti gli allenatori. Chi è più forte vince sempre. Fatti sotto. Penso inoltre, prima di andare a sconfiggere il capo palestra, di andare ad allenarmi un attimo nel percorso 106. In quanto ci sono due allenatori che non ho ancora sfidato e che voglio sfidare, dannazione. Perché sono utili per l'esperienza di Nosferatu, intendo. Potrei abilitare il condividi esperienza
E perché non l'ho fatto? Perché sono un idiota. Quindi lo attiverò subito dopo questa battaglia, in modo che anche Asbel prenda un po' di esperienza, appunto. Vai, è confuso ed è così confuso da colpirsi da solo. E questo è il mio obiettivo. Sfortunatamente tutti gli attacchi di Zubat sono tutti non molto efficaci sui Pokémon di tipo lotta. Quindi dovrò andare di morsi, appunto. Tentare di farlo tentennare, che si colpisca da solo, oppure cambiare direttamente in Asbel. Penso di fare quest'ultima cosa, a meno che non si colpisce da solo più volte, appunto. Inoltre, ricordo che io ho delle MT. Se non erro, ho Echeggia Voce. Essendo Zubat un Pokémon sonoro, tra virgolette, potrebbe essere utile insegnarglielo se impara Echeggia Voce, appunto. Quindi perché no, dai, gliela insegno appena finisce questa lotta. Inoltre aumenta la potenza ogni volta che la si usa, quindi può essere davvero devastante. Se non erro si ferma però a 6 utilizzi, o a 5, qualcosa del genere. Allora, tanto abbiamo Asbel qui che copre il carissimo Nossi. Davvero l'ho chiamato Nossi, wow. Vai con Mega Assorbimento e fatti succhiare, carissimo Machop. Comunque, non so se avete notato, ma siamo in una palestra. Letteralmente siamo in una palestra, perché Hideki abbiamo sconfitto, eh. Essere forti non basta. Non so se avete visto, ma ci sono delle panche. Dove stanno? Eccole qua. Ci sono delle panche, dei pesi, eccetera, eccetera. C'è anche un Tapirulan. Allora, vediamo se impara Echeggia Voce o se impara qualunque delle mie macchine tecniche. No, no, no. E assolutamente no. Che bello. Magari un po' di visuale in più. Allora, qui, qui, su, destra e poi si continua. Attiva il condivi esperienza, Anton Giulio. Ok, vai. E vai con... condividi esperienza attivo. E sì, dato che mi condividi esperienza, posso anche togliere Zubat dall'inizio. È un peccato però, volevo farlo brillare un po' di più. Vabbè, lo utilizzerò più in là. Vai, abbiamo anche un'altra tizia qui. Non c'è alcun bisogno di scomodare Rudy, ti anniento io. Inoltre, come ho già detto prima, tornerò indietro prima di proseguire, quindi yeah. Matilda, sei mitica. Vai, Meditite. Machamp, l'ultima evoluzione di Meditite, è molto valido come Pokémon. Però, non fa per me. Ah, individuo dannazione. Non proteggerti, voglio ucciderti. Voglio solo succhiarti la vita. Perché bene o male, adesso che ci penso, Mega Assorbimento è una mossa per privare dell'energia vitale l'avversario. Ed è una cosa molto macabra. Vabbè, se ci pensiamo però, ancora con questo individuo... Se ci pensiamo però, le Pokéball sono strumenti per lavare il cervello ai Pokémon, per fargli fare il lavaggio del cervello in modo da renderli obbedienti. E la cosa è un po' strana. Lasciamo perdere per favore, altrimenti questo let's play diventa un po' deprimente. Almeno questo episodio diventa deprimente. E non mi va. Però, sappiate una cosa. Per il terzo membro della mia squadra, ho già scelto, utilizzerò il Navidex. Farò un piccolo montaggio per... no, non cambiare Pokémon. Per appunto farvi vedere, cioè senza farvi vedere come lo cattura all'inizio, per non spoilerarvelo appunto. Ma poi utilizzerò subito il Navidex o farò qualcosa del genere, perché mi serve con una specifica abilità. Perché senza quell'abilità potrei avere troppe difficoltà a sconfiggere il terzo come palestra. Quindi preferisco trovarlo con l'abilità giusta, insomma. Brutto colpo, non è molto efficace però. Nel senso, non che non è molto efficace, della serie che abbiamo fatto poco comunque. Ok, Asbel è quasi al 19. Machop non ha più energie. Ciao Machop. E Asbel sale di livello al 19, perfetto, yeah! Cosa manderei per una caramella rara per Zubat? E... basta, non aumento di livello, niente. Ma come? Come ho potuto perdere così? Beh, hai perso, e quindi zitta. Allora, se non erro qua si va da Rudy, vero? Oh mio Dio, che casino. Fermi. Dove si va? Mi sa che quella era una strada senza uscita, vero? Sì? Bisogna andare di qua, allora. Qui c'è Rudy, vero? Sì, c'è Rudy. Quindi, prima di proseguire... no, via. Vorrei appunto andare a fare le ultime due lotte da nazione che ci sono da fare qui. Non camminare sempre sugli stessi punti inutili. Ok. In modo da allenarmi un po' Zubat. In quanto non sarà lui il mio main attacker in questa palestra. Ma almeno può essere utile. Quindi vai, Zubat davanti, o meglio Nosferatu davanti, e andiamo a parlare con questi pescatori. Almeno uno è un pescatore, l'altro non so. Cosa fanno gli altri quando hanno bisogno di andare in bagno? E se sbocca qualcosa mentre sono in bagno, non posso allontanarmi.
Beh, a questo punto direi trattienitela. Ned, che manda Tentacle. E fortunatamente io ho Zubat, in quanto è immune alle mostre di tipo veleno, come se mi... ad esempio, veleno spina, haha, non mi fai un baffo. Però Super Suono può essere utile, vai. Ah, addirittura file punte, perfetto allora, quindi non cambierò mai lo sferato. Ha evitato l'attacco, dannazione. Dicevo però, acido. Tanto mi fai, però mi diminuisce la difesa. No, perfetto. No, sferato. Per chi non sapesse il riferimento, è un vecchio film che parla di un... di un vampiro. Sì, lo so, questa cosa adesso rende il nome meno cool, ma... pazienza. Ha utilizzato Super Suono anche lui. Come fa a produrre dei suoni una medusa? Ah, mamma mia. Entra nello stato di confusione. E ovviamente... no, perfetto. La fortuna sembra essere della mia. Non mi ha fatto... beh, non mi ha fatto iper confondere, insomma. E è confuso ed è così confuso da colpirsi da solo. Ma adesso Lux... oh no, perfetto. Stavo per dire, adesso Lux non sarà più della mia parte, però a quanto pare lo è. No, sferato, sei pronta a diventare un Pokémon a livello 13? Perché io lo sono, perché mi servi a livello 13. Sarebbe meglio al 16, ma pazienza. Ciao Tentacool, non sei più tanto cool, eh? Inoltre anche prima ho detto, non sembra molto cool il nome di Nosferatu dopo che ho detto che sembra quello di un vampiro. E non l'ho... ah, l'ha imparato adesso, attacco d'ala! Subito allora, di addio a... Sanguisuga non serve, vero? No, non serve Sanguisuga. Perfetto, allora posso utilizzarlo nella palestra. Ah, che bello, pensavo lo imparasse al 16 per qualche motivo, perché su Pokémon Central Wiki c'era scritto che lo imparava al 16. Ma a quanto pare... non è così. Inoltre sto facendo aumentare di livello Zigzagoon perché non lo so, condividi esperienza. Appena finirò, sì, appena battuto questo allenatore andrò a posare i Pokémon che non mi servono. Vengo da un villaggio dell'entroterra e non avevo mai visto il mare. Arrivando da Hoenn ho realizzato un sogno. Beh, considera che Hoenn è praticamente un isolone, ok? Parte la figlia di Teodoro Giramondo che manda in campo Slakoth. Oh mio Dio no. Vi spiego. Slakoth è... un Pokémon strano. Ha un'abilità chiamata Pigrom, se non erro. Giusto? Insomma, lo faccio ondolare ogni altro turno. Ossia, può attaccare solamente una volta ogni due turni. Però... è un Pokémon con delle statistiche dannatamente buone. Quanto gli fa attacco d'ala? Buono. Vedete, Pigrone si chiama. Sta ciondolando. Questa è un'unica abilità. Ossia, ce l'ha solamente lui e un altro Pokémon, mi sembra, Durant. Però non... beh, mi sembra che quella è nascosta. Però sappiate questo. All'ultimo stadio evolutivo di Slakoth, beh, supera le statistiche di Pokémon leggendari. È davvero una bestia. Se non fosse per appunto Pigrone, sarebbe subito Uber. Immaginatevelo, uno Slaking, così si chiama la sua ultima evoluzione, senza Pigrone. Ok? Però possono uscire delle strategie molto interessanti, come ad esempio Giga Impatto, che dato che comunque si deve recuperare un turno, beh, sì, bene o male può essere una strategia viabile. Ma pazienza. Stefano che manda in campo un Carp Magikarp. Forse questo episodio sta durando un po' troppo, ma sapete cosa vi dico io? Pazienza, ho catturato un secondo membro, sto per andare a battere il capo palestra di Bluruvia e mi sento molto bene e fresco. Quindi vai. Mamma mia, mi tolgo parecchio. Splash, la mossa più utile di tutto quanto il gioco. Ossia, non succederà nulla. Seriamente. Non, anche se lo utilizzate per centinaia e migliaia di volte, non succederà assolutamente nulla. Dovreste già saperlo. Anche se in un Pokédex mi sembra di aver letto che un Magikarp, anche se inutile, praticamente, può utilizzare Splash e saltare fino alla cima di una montagna. E è una cosa abbastanza impressionante, se ci pensate. Però, sappiate questo. Nell'antichità Magikarp non era così, era un Pokémon come gli altri, era un Pokémon buono, però a quanto pare l'inquinamento eccetera eccetera l'hanno reso così, o meglio la sua evoluzione nei tempi, ecco, l'ha reso così. Però, dai, attacca, ok, vai attacco da là, giù, e ho fatto anche max damage, perfetto. E Nosferatu riceve tot punti esperienza, sarà il 14, cosa che mi aiuterà parecchio durante la palestra, e poi basta. Punti di esperienza vengono condivisi, già lo sappiamo, e basta. Dai. Una sconfitta clamorosa mi succede anche nella pesca subacquea. A proposito, scusatemi, ma la pesca subacquea in cosa consiste? Cioè, mettete una rete?
Oh, una proteina. Proteine. L'adoro subito a Nosferatu, appunto. Che stavo dicendo? Vero. La pesca subacquea, come si fa? Cioè, mettete una rete mentre passano i pesci sott'acqua? Perché non capisco come possa essere fatto. Non è, cioè, non immagino, io mi immagino le cose tipo vecchie, ossia pre-America, dove ci sono persone che si buttano nell'acqua con delle lance e conficcano le lance attraverso i pesci per mangiarseli dopo. È una cosa un po' strana. Allora, andrò ad aggiustarmi un po' la squadra, senza fare tagli o altro, perché ormai siamo qui, non mi va di fare troppa roba. Nel frattempo sposto anche Zubat e Grovyle. Questo perché? Perché appena vengono depositati vengono curati automaticamente, quindi non devo neanche parlare con, come si chiama, con l'infermiera Joy. Perfetto, almeno sono curati, giusto che sono curati? E sì, ho fatto bene. Questo è anche il metodo per curarseli velocemente. Quindi se dovete curarvi una, due Pokémon e non tutti quanti, potete liberamente andare a posizionarli 2 secondi nel box. Allora, se non erro, destra, vero? No, sinistra. Qui, su, destra, adesso. Ok. La strada non è molto complessa, però se non sapete dove andare è un problema. Qui, giù, destra, qui, su, e abbiamo fatto. Andiamo a parlare con Rudy, il capo palestra, che sta facendo un po' di... Credo si chiamino squat. Sono Rudy, il capo palestra di Bluruvia. Ho sfidato l'impero delle onde in questo mare per diventare più forte. Mi sono fatto le ossa in una grotta fuori città e mi sono allenato con costanza in questa palestra. Hai intenzione di sfidarmi? Fammi vedere che cosa sai fare. Oh yeah! Parte la sfida di Rudy, capo palestra, che manda in campo un Machop. Ehi, ma piano, non essere così rude. Allora, iniziamo la battaglia. Come ho già detto, beh, attacco d'ala o una qualunque mossa di tipo volante è molto vantaggiosa da avere qui. Quindi fortunatamente riesco a fargli... Ok, gli tolgo più di metà vita. Gli faccio parecchio danno. Inoltre, essendo un Pokémon di tipo veleno volante, resisto per 4 a tutti gli attacchi. Però, attenzione, se utilizzate anche voi uno Zubat, attenzione, c'è un Meditite, ricordo, e quindi può darvi problemi. E penso infatti di sostituire il Pokémon e di mettere... Ah, mettere direttamente Makuhita? Ok, non ha Meditite, dunque. Ah, è vero, scusatemi, forse mi sono confuso con Smeraldo, vero? Sì, mi sono confuso con Smeraldo. In Pokémon Smeraldo, infatti, Rudy ha anche un Meditite. E quindi quello può essere un grosso problema. Quindi se giocate a Pokémon Smeraldo potreste avere problemi. Però, come potete notare, anche appena catturato, il mio Nosferatu è una belva. Quindi ho fatto benissimo a tenermelo senza utilizzare il Navidex. E vai, però ve lo voglio far vedere, almeno l'utilizzo del Navidex. Quindi, bene o male, non nel prossimo episodio, ma tra qualche episodio, che catturerà il mio terzo Pokémon, vi farò appunto vedere come funziona. Però non credevo fossi così in gamba. Hai vinto... Wow, grazie. Parecchi money. Molto bene, prendi questa medaglia. Te la sei meritata. La medaglia Pugno. Con la medaglia Pugno ti obbederanno tutti i Pokémon fino al livello 30, compresi quelli ottenuti tramite scambio. Ah, tieni anche questa, sono sicuro che tu la sfrutterai a dovere. Con questa anche i tuoi Pokémon metteranno su un po' di muscoli. Ed ecco qui, Gran Fisico aumenta l'attacco e la difesa di un punto durante la lotta, intendo. Appunto, temporaneamente la forza muscolare di un Pokémon. Le statistiche di attacco e difesa aumenteranno notevolmente. Prevedo che un giorno il tuo talento diventerà un'onda gigante che causerà una bufera di sbigottimento tra gli allenatori. Aspetterò con pazienza il giorno in cui potrò misurarmi con la tua forza al massimo della sua intensità. A proposito, se sarò nella grotta pietrosa che si trova a nord della città? Beh, sì. È un luogo affascinante, pieno di pietre rare e pitture rupestri risalenti a migliaia di anni fa. Quando l'ho detto a Rocco, un mio amico, ci si è precipitato senza lasciarmi neanche fine di parlare, insomma. Quindi vuol dire che Rocco è nella grotta... Beh, nella grotta. Quindi direi subito di andare. Di andarci, dannazione. Ma prima... Ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Zaffiro Alpha. Ah, che bello avere due Pokémon nella squadra, vero? See you next time!